Ciao ragazzi, ed eccoci di nuovo qui. Per me non è cambiato praticamente nulla perché è un seguito del video di ieri. Per voi invece è cambiato un giorno, c'è un giorno in più per poter visionare questo video. E dunque siamo rimasti alla maglia, quella di Ciro Ferrara del 96-97, e dunque siamo pronti da lì a portare avanti questo video. Iniziamo subito, anche perché vi ho già spiegato benissimo come stanno le cose, quindi non vi devo spiegare più niente. Altra maglia 97-98, questa a maniche lunghe e quell'altra a maniche corte. Questa del mio giocatore preferito di allora, uno dei miei preferiti di sempre, che mi ha lasciato anche la firma su questa maglia, che è Pippo Inzaghi. Come vedete, firmata, autografata, anche questa maglia originale autografata da Pippo Inzaghi. Andiamo avanti, non perdiamoci in chiacchiere. Anche qua maglia Upim, anche questa originale, non ho nome questa qua, quindi sicuramente stagione 88-89, quelle stagioni lì. E come ho detto nell'altro video, nel precedente video, ho il debole per queste maglie gialle e blu della Juventus, quindi sicuramente sono particolarmente affascinato. Io farei tutti gli anni una maglia giallo blu, mi piace tantissimo come seconda maglia. Torniamo al 96-97, questa è una maglia classica senza nessuna personalizzazione. Qua, a differenza di quella di Ferrara, non ci sono né numero, né nome, né autografo. Scusate, questa è della stagione 95-96, la stagione della Champions. Infatti, come potete vedere, coccarda e scudetto è praticamente uguale, cambia il logo, il nome, perché lì c'è scritto Sony Minimischi, quella di Ferrara, qui c'è scritto solo Sony. Però ripeto, è una delle magliette più belle. In quegli anni ci sono state alcune delle magliette più belle della storia della Juve, secondo me. Perché per la loro semplicità, quindi semplicemente spettacolare, a me piace tantissimo. Quindi quella è la stagione della Champions. Altra maglia bella questa qua, bellissima, tutta nera. E qui insomma, è chiaro, Buffon è il numero uno di numeri uno, però prima di Buffon c'era lui. E non è che era poco, Peruzzi. Questa credo che, sinceramente, io non mi ricordo l'anno di questa maglietta, però c'è scritto di più, avevamo lo scudetto, io credo che sia 98-99, che credo che sia l'ultimo anno di Peruzzi con la Juve, perché poi arrivò Van der Sar e Peruzzi andò a giocare nell'Inter e poi alla Lazio, quindi io credo che questa sia l'ultima stagione di Peruzzi alla Juve, maglietta che secondo me valeva molto la pena avere, anche perché, come ho detto, il fascino di Peruzzi come bandiera. Altra maglietta del 97-98, anche questo ufficiale, di Birindelli, questo ufficiale, e insomma una maglietta come quella di, come le altre, semplicemente questa è di Birindelli invece che di altri giocatori, però come si dice, no, insomma, la collezione vale. 96-97, maglia usata in finale di Coppa Campioni, questa qua. Il marcatore di quella finale, purtroppo persa, fu lui, Alex Del Piero, con un gol di tacco meraviglioso. Questa maglia è uguale a quella dell'anno prima, semplicemente quella dell'anno prima aveva le stelle gialle e tutto blu, questa invece aveva le strisce gialle qua, le strisce gialle giù, la stella, se si vede, era blu anche la stella, quindi la differenza era principalmente quella. Purtroppo con questa la Champions non è arrivata, abbiamo perso col Borussia Dortmund. Tra l'altro una partita giocata malissimo, al di là di questo. Ajax, maglia dell'Ajax, anche questa anni 80-90, è classica seconda maglia dell'Ajax, verde con le strisce gialle, insomma classica maglia dell'Ajax in trasferta. Ah, siamo alla mia maglia, come posso dire, come seconda maglia, come terza, come maglia non prima maglia, mettiamo così, nella mia preferita della storia della Juve. Una maglia che secondo me è bellissima, che è questa. La maglia del centenario della Juve, così per Juve Centus ufficiale, bellissima, 97-98, estate 97-98, Pippo Inzaghi ovviamente, perché stava a San Dir, e insomma direi che a me è piaciuta tantissimo subito, e sono andato avanti a farmela piacere per anni, diciamo. Ancora oggi la mia seconda maglia o terza maglia, calcolate come volete, secondo me è migliore della storia della Juve, una delle mie maglie preferite. Veniamo adesso a questa, che è una maglia celebrativa, questa maglia celebrativa del 27esimo scudetto, tutti i risultati dietro, quindi maglia sicuramente carina.
anche se non è propriamente una maglia da gioco. Allora, qua non ho il numero di questa maglia, ho solo le firme, questa qua, 95-96, anno della Champions di Roma, qua ci sono tutte le firme e c'è il nome di un giocatore un po' rovinato, purtroppo, per purtroppo il trasloco che ha dovuto fare, Paulo Sousa, giocatore molto sottovalutato che l'anno dopo ci ha alzato anche la coppa in faccia, tanto vero. E qua ci sono tutte le firme dei giocatori, insomma, molto, molto bello. Ok, andiamo altrove. Anche qua, classica maglia della Juventus che davano alla Juventus Club Dop, no? Juventus, questa è una classica maglia. Anche questa è una maglia che mi regalarono di Marquez. Non sono un appassionato di moto, quindi non me ne frega nulla, però era una maglia celebrativa di un mondiale, l'ho solo tenuta nella collezione, mai messo una volta, però credo che a livello collezionistico magari qualcosa varrà, insomma. Non lo so, perché ripeto, non sono un fan delle moto. Qua ho il maglia del Giro d'Italia, invece maglia rosa, usciamo un attimo dal mondo calcistico perché anche questo ha un valore professionale, ha un valore sicuramente collezionistico importante. Qua ho la maglia ufficiale di UEFA Ultimate Team 17, non so quanto valore possa avere, però mi piaceva, l'ho messa lì. E adesso torniamo a parlare di calcio, di calcio, di calcio. Ragazzi, Liverpool. Anni, fine anni 80, inizio anni 90. Guardate che bellezza questa maglia, non c'è neanche un giocatore, tutto ricamato sopra, in stoffetta. Guardate ancora com'era lo stemma del Liverpool, ci tengo a farvelo vedere. A me è piaciuta, di là che è del Liverpool, che ho piacere o meno, a me la maglia è piaciuta tantissimo. Sicuramente pezzo importante. Altro pezzo importante, questa qua, Benfica, sempre lo stesso periodo. E classica maglia del Benfica questa, cioè rossa, classica, pulita, senza il colletto bianco, diciamo sono abbastanza uniti alle tradizioni anche loro. Adesso veniamo alla camisetta bianca, anche qua periodo fine anni 80, inizio anni 90, qua credo che sia la maglia con la quale il Real Madrid perse la finale di Coppa Campioni con Liverpool. E Real Madrid, come vedete, anche questa senza numero, però storica, storica anche questa, perché insomma Real Madrid, sembra la maglia del Real Madrid, insomma. Questa dovrebbe essere un'altra maglia celebrativa. Questa è la maglia che mi regalarono a Tele Lombardia, come potete vedere, di Jayland, quando andai ospite a Jayland. Quindi finiamo qui, mezzo ai ricordi e alla collezione. Oh, 92-93 più o meno la stagione, Upim, prima maglia, non c'è nessuno però. Cavolo, che bella, semplice, bellissima. Le maglie semplici così, bianco e nere, secondo me sono sempre state. Torniamo 97-98. Anche qua, più piccola, perché questa la usavo anche per giocare, Inzaghi. Questa è una replica stampata, ovviamente. Vedete che il numero non è uguale a quello di prima, però è la mia personale e l'ho messa qua. Stesso discorso per questa. Questa qua, 98-99, Inzaghi, bianca, con le stelle nere, uguale a quella di Zidane, ma questa stampata, quella là invece era proprio ufficiale. Qui vediamo, questa è una maglia d'allenamenti degli anni 90, la volete vedere, inizio anni 90, mi ricordo tra pattone di aver visto con una maglietta così, quindi presumo sia 93. Oh, adesso vediamo, una maglia molto sottovalutata, però aspetta, prima di la maglia sottovalutata, vi faccio vedere questa maglia di Del Piero che usavo da piccolino, anche qua sono i mini disc. Questa è la replica di quella del centenario, proprio la replica ufficiale, che non aveva le stesse cose, non aveva scritto Juve Centus, però mi piaceva, era carina, quindi ci ho giocato tanti anni con questa maglia. Ovviamente a un bambino non è che regali per collezionismo una maglia originale, regali una replica, giustamente. Poi fa niente se qualcuno dice no, bisogna prendere solo prodotti originali, ma se tu hai tuo figlio di 3 anni, 5 anni, 6 anni, 7 anni, 10 anni, 12 anni che va a giocare, a sporcarsi nel parco, hai modo di spendere 150 euro per una maglia ufficiale, ragazzi, complimenti. E poi gli fai giocare con quella maglia lì. Oh, questa invece è una maglia secondo me sottovalutata, è la seconda maglia della stagione 2000-2001. Molto, molto sottovalutata, a me piaceva, era argentata, anche questa Del Piero. Sì, effettivamente con qualche pacca di troppo laterale, però a me non dispiaceva, a me piaceva, infatti poi fece tantissime polemiche, però
non li ho mai capiti. Stagione 94-95, e quindi stagione del primo scudetto di Mister Lippi, 10 quindi di Baggio, e io vi chiamo Roberto proprio per Baggio, quindi capite perché sono 10. Anche qua abbiamo una stampa, anche qua 98-99, anche questa stampata, maglia di Inzaghi, chiaramente, perché le sono stampate, sono... Adesso una maglia che sicuramente farà piacere a un mio amico, a un mio collega, caro Nino, Nino Gepsi, so che adesso ce l'hai anche te, però questa volevo farvi vedere, questa maglia del 2002-2003, è fantastica, ragazzi, al di là che abbiamo perso la Coppa Magis, ma questa maglia è fantastica, cioè a me piace tantissimo, anche questa stampata, non ha nessun nome, però a me valeva la pena sta maglia. Poi, ragazzi, vi assicuro che ci sono due magliette che sono oro, ma ve le tiro fuori per ultimo. Altra maglia della stagione di quella di prima, quindi 2000-2001, prima però, quella era la seconda, di Del Piero, anche questa, sempre le patacche John Webb, però insomma. Per chi ha visto la Coppa UEFA vinta da Trappattoni in finale col Borussia Dortmund 3-0 all'andata, 3-1 all'andata, 3-0 al ritorno, questa è la maglia utilizzata dai giocatori, anche questa è di Baggio, numero 10, maglia bellissima, materiale fantastico, questa originale, e... bellissima, mi piace tantissimo, che la Juve adesso sta facendo la replica simile, però non è proprio simile. Stagione 2003-2004, una delle peggiori di quegli anni lì, la stagione ha visto la Juve con questa maglia e Pavel Nedved con il numero 11. Ecco qua, quella con, per intenderci, con cui abbiamo vinto la Supercoppa italiana a Giulio. Parliamo del 98-99 per un'altra stampa, perché questa è un'altra stampa, di Davids, numero 26. Davids, che bellissimo. Edgar Davids. Upim, questa... Con questa invece abbiamo vinto la Coppa UEFA e la Coppa Italia nell'89-90. Il numero 11, io non mi ricordo chi fosse il numero 11 sinceramente di quegli anni, però questa è la maglia di quegli anni. Questa invece è la maglia dell'anno che abbiamo avuto Dani Alves, per intenderci, quindi l'anno di Cardiff. E d'allenamento ce l'ho, perché la Juve ha fatto tante partite non ufficiali con questa maglia, quindi sicuramente a mio avviso valeva la pena prenderla. Tra l'altro ci sono affezionato, perché con questo ho fatto il tour dello stadio, quindi sono molto molto affezionato a questa maglia. Primo anno di Conte, questa maglia qua, Mirko Vucinic, ovviamente col suo numero 14, ne ha fatto da padrone. A me sta maglia è piaciuta tantissimo, una pataccata, però mi è piaciuta sempre. Quell'anno lì vinciamo il campionato e grazie a quella vittoria ovviamente possiamo tornare a mettere lo scudetto sul petto, ho scritto 30 sul campo con le tre stelle, la maglia di Andrea Pirlo l'anno dopo, quindi ovviamente Andrea da Brescia merita la maglietta. E seconda maglia dell'anno dopo, blu di Paul Labile Pogba. Insomma, anche questa semplice, blu, tranquilla. Però per me blu e giallo sono state alcune delle maglie più belle che abbiamo avuto. E come potevo non avere la maglia gialla, visto che vi ho detto che era il mio debole, la maglia gialla dell'anno dopo, quella l'ultimo anno di Conte, di Carlitos. Ragazzi, come si faceva a non avere la maglia di Tempest? Dai. Bellissima, a me questa è piaciuta sempre tantissimissimo. Qua andiamo indietro invece, prima di Conte, l'anno prima, avevamo questa maglia qua, Krasic, ragazzi, la maglia di Krasic, io credo che sia una delle maglie più ricercate dai fenomeni parastatali, insomma, Krasic, l'anno lì fece impazzire tutti, poi sbagli. Siamo invece adesso pre-Calciopoli, l'anno prima di Calciopoli, quindi 2004-2005, primo scudetto di Capello. Questa la maglia utilizzata è ovviamente Alex Del Piero. Pensate che io l'anno dopo dovevo andare allo stadio, sono andato a vedere Juventus Cagliari quell'anno lì, quando ho preso questa maglia ero indeciso se prendere quella di Del Piero o quella di Ibrahimovic. Meno male che ho preso quella di Del Piero, mettiamola così. Sempre di Del Piero,
torniamo al discorso del 2003-2004, Alex Del Piero, maglia con cui vincemmo la Supercoppa italiana a New York. Insomma. Torniamo al 2002-2003, anche questa maglia che ripeto che mi è piaciuta tantissimo, e torno a citare l'amico Nino GFC perché Pavel Nedved numero 11. E beh, vale assolutamente la pena. Adesso torniamo ancora indietro col tempo. Questa non... aiutatemi a trovare l'anno, però è della Hoop in bianca, credo sia la terza maglia questa, dell'anno che, con cui vincemmo la Coppa UEFA e la Coppa Italia. Non ne sono sicuro, però io lo chiedo, se fosse così, buono insomma, perché non ne ho idea. Ho idea di questa, che l'anno dopo, 90-91, con quella affrontammo la Coppa delle Coppe, dopo aver vinto appunto la Coppa UEFA, ma anche la Coppa Italia contro la Fiorentina. Questa è la seconda maglia, e non ha nome anche questa. Ma ricordo, ad esempio, un giocatore su tutti, Casiraghi, in quegli anni lì faceva una caterva di gol. Adesso, maglia d'allenamento. Maglia d'allenamento di 3 anni fa, credo che sia. Prima stagione col nuovo logo. Anche questa ci hanno fatto, credo, un'amichevole sola. Però, anche se è fatto un'amichevole, è la maglia va bene, per come la vedo io. Terza maglia di 2 anni fa. Una delle peggiori a mio avviso per giocare, questa potrebbe essere una maglia con cui andare in giro. Non ho mai capito sta maglia, però non sono io che le faccio, quindi anche questa senza nome e numero. Mancano ancora un po', ragazzi. Mi sa che vi saluto e vi farò fare la terza puntata, pensate. Alex Del Piero, maglia. Questa è la maglia del 2005-2006, proprio quello di Calciopoli. Perché ne sono sicuro? Perché c'è il centenario, c'è scritto centenario del primo scudetto, 2005-2006. Come detto, ragazzi, stiamo sforando tantissimo, quindi facciamo una bella cosa. Io vi saluto e vi do appuntamento domani per la terza parte di questo video sulle mie collezioni di magliette. Ci saranno il pezzo forte, i due pezzi forti. Uno forte, l'altro fortissimo, quindi vi invito a guardarlo perché vale veramente la pena.